Siamo qui con Sandro Cerbo. Parliamo un po' di Will Smith. Volentieri. Che ha fatto ultimamente 50 anni e si è inventato una cosa molto simpatica, anche se pericolosissima. Ha deciso di andare sul Grand Canyon e di fare il salto dal paracadute con l'elastico, cosa che gli ha dato una scossa adrenalinica immensa, però io avrei avuto una paura incredibile. Lui l'ha fatto e se l'è fatta per regalo per i suoi 50 anni. Bel regalo, no? Io non me lo sarei fatto quel regalo. Vabbè, Will Smith lo conosciamo tutti, è un grande attore, bravo come attore brillante, bravo come attore drammatico, simpatico, ha una bella famiglia, insomma, ha tutte le caratteristiche buone e simpatiche del grande attore. Parliamo del lontano passato, se ti ricordi qualcosa. Il libro tra Giungla e Mary Poppins. Tutto quello che ci puoi dire, se ti ricordi di questi due personaggi, Michael Banks e il piccolo Ati, e naturalmente magari qualche ricordo con delle persone con cui hai lavorato. Guarda, il libro della giungla mi ricordo poco, anche perché la mia non era una delle parti più importanti, era una parte così abbastanza di contorno. E invece Mary Poppins me lo ricordo bene, perché poi ebbe una gestazione molto lunga, perché si fecero tanti provini quando arrivarono a scegliere me e Liliana Sorrentino. Fummo molto felici perché si sapeva che era un grande film che avrebbe rivoluzionato l'era dei film, diciamo, della Disney, in quanto c'era un misto fra personaggi veri e cartoni animati. Quindi mi ricordo che fu un'esperienza molto divertente, e fu soprattutto molto divertente cantare, cosa che io non avevo mai fatto. E invece in quel film sia io che Liliana cantammo Supercalifragilistic e Spiralidoso, Camp Caminì e credo un'altra canzone, insomma. Ma era talmente bello quel film che era una gioia lavorarci. Ritorno al futuro è uno dei tanti film che io ho amato, anche se nel primo non ero io a doppiare Michael J. Fox. Venne scelto un altro collega al mio posto, Teo Bellia, e io rimasi male perché ci tenevo a... mi piaceva molto quel personaggio, che lo vedevo molto vicino alle mie corde, al mio modo di essere, eccetera. Poi non so dire in che modo e perché, quando arrivò il secondo, le distribuzioni decisero di cambiare la voce. E a quel punto intervenimmo io per Michael J. Fox e per il professore, il buon Dario Penne. E evidentemente la cosa è riuscita, perché poi ho doppiato anche il terzo, e poi da allora, fino a che purtroppo Michael J. Fox non si è ammalato, l'ho doppiato sempre. Parliamo invece di direzione del doppiaggio. Oltre al Trono di Spade, di cui sei particolarmente fiero, hai qualcos'altro da raccontarci? Beh, direzione del doppiaggio ne ho fatte non lo so quante, forse più di 1000, quindi di cose ce ne sono tante. Vado molto fiero del Trono di Spade perché mi ha dato molta soddisfazione, anche qui a Voci nell'Ombra, perché mi hanno premiato come miglior serie televisiva. Posso dire che vado molto fiero anche di Westworld, che è la serie per la quale quest'anno sono qui e che verrà... è candidata per il premio finale. E sono serie importanti, ma oramai le grandi serie hanno poca differenza con i film, perché se noi pensiamo che in una serie come Westworld c'è un attore della portata di Anthony Hopkins, capiamo che oramai le serie di un certo livello prima erano snobbate dai grandi attori, adesso vengono cercate dai grandi attori, che significa che la qualità di queste serie è diventata 10 volte superiore a quella di un tempo. Invece un consiglio a tutti i giovani doppiatori? Dunque, un consiglio a tutti i giovani doppiatori, aspiranti doppiatori o già doppiatori? A entrambi. Ai già doppiatori di non mollare mai la presa, perché... questo è un mestiere dove c'è da imparare anche fino a 80 anni, per cui
di ascoltare, di seguire, di cercare di catturare tutto quello che le persone che ci hanno insegnato questo mestiere possono ancora insegnarci. Per gli aspiranti la vita è dura, nel senso che tutta una serie di restrizioni non consente più a noi direttori e aziende di far entrare, come era prima, chiunque all'interno dei nostri stabilimenti, per il problema della pirateria nel cinema e nella televisione. E quindi questi ragazzi si trovano un po' sballottati alla ricerca di un provino, spesso con direttori che li mandano via anche con metodi poco garbati. Io sono del parere che questi ragazzi meritano una chance e che bisogna dargliela dentro le regole, e quindi rispettando quello che ci hanno chiesto di fare, cioè di non aprire al pubblico le sale di doppiaggio, e laddove è possibile quelli che hanno il talento per farlo di aiutarli a crescere e a inserirsi in un mondo peraltro molto difficile.